questi video e le foto che vedete alla mia sinistra, vediamo il caso del cosiddetto rubber nose, il naso di gomma, tradotto dall'anglosassone. È una cosa che deve essere sempre valutata nel pianificare la rinoplastica quando si visita il paziente. Come vedete, ad una minima pressione della punta del naso, la punta stessa recede verso il volto a poco sostegno. Questo vuol dire che il setto nasale, nella sua area 1, l'area più bassa, quella detta più caudale in termini tecnico, non offre un sufficiente supporto alla punta stessa. Questo può essere per una conformazione congenita del setto nasale oppure per cause traumatiche. Molto spesso una lussazione del setto nasale, un trauma frontale possono creare questa mancanza di sostegno. La punta può rimanere con un suo autosostegno dato dalle cartilagini alari, soprattutto nei pazienti giovani. Nell'andare degli anni invece si può assistere per questo motivo ad una perdita di proiezione della punta e una sua rotazione verso il basso, la cosiddetta punta che cade. La rinoplastica, mettendo in crisi i sistemi di sostegno della punta, può far comparire questa complicanza a varia distanza nel periodo post-operatorio. Quindi, una volta valutato il rubber nose con l'esame clinico, come avete visto, l'importante è creare un sistema di sostegno della punta che non dia luogo a questa complicanza. La cosa più semplice è l'innesto columellare. Più il naso è cedevole nella sua parte caudale e più il sostegno deve essere dimensionato in modo proporzionato, posizionato, fissato in vari modi. In questo caso, che vedete nel video, il rubber nose è di un'entità lieve, quindi si mette un innesto nella columella, che è la zona che sta tra le due narici, un innesto di piccole dimensioni e posizionato anche orizzontalmente. Altre volte invece servono innesti più grandi e posizionati verticalmente tra le due cartilagini, le crure mediali, che creano lo scheletro della columella. Anche qui, in base all'entità clinica della rubber nose, si seleziona qual è l'innesto columellare più idoneo. In ogni caso è una necessaria manovra chirurgica che può essere un valido meccanismo antagonista alla complicanza della caduta della punta.